Quella caratteristica montagna, quello spelone roccioso calcareo dalle forme sagomate e rotonde, è il Monte Penna. Prende il suo nome da Penninus, un antico dio del mondo ancestrale dei Liguri Apuani. Quando giunsero da queste parti i Romani, lo trasformarono nel culto nel nome di Giove Pennino. Il Monte Penna contraddistingue questa vallata ed è propriamente legato a tutta quanta un'attività che si è svolta nel passato da queste parti, un'attività di transumanti, raccoglitori di bacche, di radici, modellatori di legni per la realizzazione di tanti manufatti. Benvenuti sul mio canale. Oggi vi accompagno a vedere una pianta, a descrivere una pianta che si trova più o meno lungo il torrente Lombricese, proprio al di sotto di quella montagna, appunto il Monte Penna. E allora seguitemi e vediamo di narrare vicende legate a piante, genti, gesti, tradizioni e mitologie. Questa è la parte più antica del paese di Casoli, che noi comunemente chiamiamo Mandria. Mandria è un termine agricolo che ha a che fare con l'allevamento del bestiame e perciò dobbiamo immaginare che in epoche ancestrali, in questa parte, in questa zona di Casoli, fossero molti ovili, ricoveri per bestiame. Insomma, un'intensa vita agricola che sfruttava tutti i minimi spazi di terra proprio per un'agricoltura, benché modesta, coadiuvata però dall'allevamento di animali. Caprini, ovini e soprattutto bovini. Immaginiamoci perciò che tutti i carichi fossero spostati sulle spalle dell'uomo, oppure, per i più fortunati, asini, muli, cavalli più raramente. In questa zona del paese è, come sempre, visibile un graffito, perché Casoli è il paese dei graffiti. Ve ne è uno, poco distante da qua, che simboleggia la vera e propria fondazione del paese, con il termine antico, casule, piccole case, così come i Romani ebbero a chiamarlo quando giunsero da queste parti, probabilmente intorno al periodo della Seconda Guerra Punica, 180-182 a.C. Qui vivevano i Liguri Apuani, che, come accennato, adoravano tra le altre una divinità chiamata Penninus, e in questo graffito si vede un dio barbuto con le sembianze di quell'antica divinità che indica un luogo preciso tra tre monti dove si trovano fiumi, acqua, sorgiva. Simbolo della fertilità e della vita, è proprio lì, alla convergenza di acqua e di montagne, fu edificato il paese di Casoli, qui dove mi trovo. Il viaggio etnobotanico che stamani qui a Casoli di Camaiore mi condurrà alla scoperta della pianta protagonista di questa clip odierna passa attraverso una serie di zone, vallate, piccole insenature, in ombra e al sole, che hanno una caratteristica. Sono ricchissime di torrenti, fonti, cascate d'acqua. E lascerò la possibilità di apprezzare la musica di questa sostanza vitale meravigliosa che è l'acqua. E vi farò vedere, di scena in scena, quanta acqua si trova nel paese di Casoli. Acqua che viene convogliata in diversi acquedotti, proprio per dar da bere a gran parte degli abitanti della Versilia. Perché Casoli fornisce acqua per gran parte dei comuni che si trovano a valle. L'acqua rappresenta ricchezza, fertilità, fecondità, ma anche instabilità dei terreni, perciò chi vive in questi paesi sempre guarda all'acqua con fascino, con grande interesse e necessità, ma anche con timore di frane, smottamenti, perché l'acqua di Casoli è veramente un motore.
Sapete perché ho adoperato la parola motore? Perché si trattava e si tratta ancora, volendo, di un vero e proprio motore. Motore da moto, tutto quello che è in movimento. E che cosa era in movimento qui nelle epoche passate? Una valle piena di opifici, di piccole industrie, di manufatti, mulini, frantoi e anche polverifici e pastifici. Sì, perché carbone di legna, zolfo e salnitro per la realizzazione della polvere pirica, farro, segale, orzo e grano, ovviamente, per la realizzazione delle farine, olio extravergine d'oliva, ricavato dai frantoi, ovviamente portando qui le olive. Tutto a spalla dell'uomo, o per i più fortunati, un mulo, un asinello. Ecco, la valle degli opifici è mossa da un motore, l'acqua. Il torrente Lombricese, che assume il nome del paese di Lombrici, ma nasce proprio qui, alle pendici del Matano e del Prana, nei territori di Casoli. Il motore che muove le macine, le pale, i magli, e dobbiamo perciò immaginare una fiorente industria, una buona economia, ma tanta fatica, uomini e donne e anche bambini, tutti impegnati nella lavorazione del castagno, un'agricoltura dell'orzo, appunto come dicevo del farro, soprattutto del grano, ricavando ogni fazzoletto di terra dai terrazzamenti, strappando di fatto a pascoli, rupi, piccoli spazi dove si piantava, si seminava di tutto, e con l'ausilio del torrente tutto veniva trasformato. Questa è la valle dell'acqua, la valle delle industrie antiche. Qui tutto il paese di Casoli ha lavorato in maestranze continue. Adesso proviamo insieme a fare un gioco, una delle mie ardite etimologie. Provate a seguirmi con calma, io parlerò con altrettanta calma. Allora, ammettiamo di essere chiamati a un compito, svolgere una funzione, nel mondo agricolo per esempio, zappare la terra, vangare, oppure anche nel mondo edile, il martello, la mazza. Ecco, ora immaginate di volervi sottrarre abilmente a questa faccenda da fare, accampando delle scuse, dicendo: ma il manico dell'attrezzo mi si muove, non riesco a svolgere quel lavoro. Ciurlare nel manico, esattamente quel che si dice in italiano comune per sottrarsi a un impegno. Ciurlare è un termine onomatopeico, una sorta di fischio, proprio quello che fa il legno muovendosi nel metallo della zappa, del martello o della mazza. Ciurlare, questo richiama un verso di animali, corvidi, cornacchie, gazze, oppure taccole, ma ancora il chiurlo, un animale del tutto palustre con un caratteristico verso che sembra legno che stride con metallo. Ora immaginiamo una montagna che ha il nome di tutti questi animali che appunto hanno un particolare verso. Quella montagna lassù, uno sperone contrafforte del Monte Prana, un monte calcareo, rotondo, visibile da tutte le parti del paese di Casoli, è il Monte Ciurlaia, perché lì ci sono i nidi di gracchio corallino, di taccola, di cornacchie, di corvi imperiali, e perciò i richiami che questi uccelli fanno chiamare quella montagna Ciurlaia, da dove arrivano i gridi, i richiami, i versi di questi scuri animali volanti da ciurlare. Questa cavità naturale, questo foro nel terreno, è simile a molti altri che si possono incontrare nei nostri sentieri, nei campi ovviamente. Ma perché? E a cosa serve questa cavità? Perché ve ne parlo? Ebbene, è un fenomeno carsico. Dovete immaginare che sotto i nostri piedi vi sia un intricato sistema di gallerie. Gallerie che sono in parte vuote, quindi aria che circola,
e in parte allagate dall'acqua, ma non acqua ferma, acqua che si muove alla stessa velocità con cui i torrenti in superficie fanno muovere l'acqua. Questo sposta l'aria, che talvolta esce fresca in estate e più spesso tiepida in inverno. E allora i contadini realizzavano dei piccoli manufatti, delle piccole casette che inglobassero imprigionando questo foro. E poi mettevano delle mensole in legno all'interno di questa casupola, in modo da tenere fresca ricotta, formaggio, ma naturalmente anche l'acqua da bere e la frutta. Insomma, un frigorifero senza energia elettrica, del tutto funzionante con lo spostamento dal sottosuolo di aria fresca. Mentre d'inverno quel luogo era più tiepido, perciò poteva essere utilizzato, ma nella nostra tradizione si è fatto meno, per far ammuffire alcuni formaggi o lasciare morbide alcune pelli che poi venivano lavorate approfittando della temperatura umida e tiepida che appunto esce fuori d'inverno. Mi sto avvicinando alla pianta di cui devo parlare stamani, ma in un posto come questo, dopo avervi fatto vedere tutta questa acqua, di quale pianta, di quale essenza etnobotanica posso parlare stamani qui? Pensavo alla mitologia greca in questi posti, vista l'antichità. Pensavo a uno degli argonauti, Ilas, e alla ninfa Driope. Sapete che questi personaggi dell'antica mitologia hanno a che fare con la pianta che sto per trovare e descrivere? Seguitemi. La pianta protagonista della clip etnobotanica odierna è il capelvenere. La descrivo qui dentro, questo piccolo anfratto, una caverna, un'insenatura, molto umida tra l'altro, perché questa pianta predilige l'acqua, i luoghi irrorati di acqua trasparente, mai stagnante, e quindi vicino alle fonti, addirittura alle fontane, ovviamente ai ruscelli, ma anche e soprattutto tra la luce e l'ombra, dentro le caverne. Caverne che furono nel passato individuate come le porte verso l'Ade, l'oltretomba pagano, dove il re, dio dei morti, è Ade o Plutone, in una mitologia latina e prima greca. Ebbene, capelvenere, una pianta antichissima, preistorica, una felce che ha abitato nel mondo primitivo e che giunge fino a noi, ricca di istruzioni e di proprietà. E come vedete, anche di miti. E allora entriamo nell'ambito corretto della descrizione del capelvenere. Adiantum capillus veneris, capello di Venere. Adiantum, dal greco che non si bagna. In effetti queste foglioline immerse nell'acqua risultano asciutte, anche tolte poi successivamente dal liquido. Adiantum, una parola che poi ha anche voluto significare specchio, lo specchio dove veniva a rimirarsi Venere, la dea della bellezza. In effetti provate a bagnare uno specchio, non si bagna, risulterà sempre asciutto. E allora, come le lamine di questa piantina, adiantum, ripeto, che non si bagna, capillus veneris, i capelli di Venere. Dicevo una felce, capostipite della propria famiglia, ne ripeto il nome, la famiglia delle adiantacee, facilmente riconoscibile, piccole foglie a forma di ventaglio, su uno stelo scuro, il più delle volte nero.
allora, come accennavo qualche minuto fa, questa pianta si trovava in una caverna dove uno degli argonauti, Illas, giunse per cercare acqua da bere per l'equipaggio della propria nave. Ricordate il mito del vello d'oro, Giasone e appunto i suoi compagni, gli argonauti, a bordo della straordinaria, magica e divina nave Argo. Ebbene, questa pianta testimonia come nel passato tutti quanti la legassero all'acqua e soprattutto, vedendo questa piccola felce, si sapeva che l'acqua sarebbe stata pura, ottima da bersi, proprio perché questa pianta cresce spontaneamente solo in presenza di acque purissime. Altre importanti proprietà del Capelvenere sono legate alle vie respiratorie, perciò dobbiamo immaginare che anche in una tradizione popolare e oggi più modernamente all'interno della attuale erbolisteria si adoperino le proprietà del Capelvenere per realizzare sciroppi. Sciroppi che servono contro la tosse, contro l'asma e tutte le affezioni delle vie respiratorie che colpiscono l'essere umano proprio nella stagione che sta arrivando, quindi l'inverno. Una pianta che ci protegge da tutto quello che i venti gelidi possono recare, ovviamente come piccolo danno, alle nostre vie respiratorie. Possiamo anche realizzare un macerato alcolico con il Capelvenere. Pestando finemente sia lo stelo che le foglioline è possibile macerare per 2 settimane, quindi i canonici 14 giorni, il composto in un alcolico. Chiederei in questo caso di avere l'accortezza di utilizzare l'alcol da liquori, trasparente, buon gusto, 95-96 gradi. Una volta passato il tempo filtreremo ed ecco che il composto del tutto verde saranno delle goccioline ottimali da prendersi al mattino e alla sera per disinfettare e aumentare la capacità respiratoria. Ma questo rimedio sarà enormemente funzionale anche per i casi in cui il catarro, insomma tutte quelle secrezioni che impediscono la nostra buona respirazione, debbano essere sciolte. Perciò il Capelvenere ha un'azione mucolitica. Il Capelvenere ha inoltre altre proprietà, emollienti della pelle, perciò sarebbe sempre possibile macerare le foglioline private dello stelo in un olio di mandorle o olio di vinacciolo. E dopo una settimana di macerazione, rimuovendo tutte le foglioline, filtrando adeguatamente, avremo un ottimo linimento che servirà per tutte le volte che cuperose, rosacea, irritazione delle guance, delle gote o più semplicemente un rimedio da adoperarsi per tendere la pelle, insomma una sorta di lifting del tutto naturale, la bellezza di Venere, lo specchio di Venere, adiantum capillus veneris. A questa pianta, al Capelvenere, sono state ultimamente riconosciute anche proprietà antitumorali. Però a riguardo consentitemi di dire sempre quello che è il caso di dire. La medicina naturale non è medicina alternativa alla unica possibile medicina, ovvero quella pratica, quella filosofia di vita e quelle tecniche che hanno a cura la salute del paziente in tutte le sue parti. E allora, bando ai fanatismi, non ho mai detto che queste ricette, che queste piante possano sostituire i consigli o addirittura le prescrizioni del medico. Integriamo, perché questa è una medicina complementare e laddove sia possibile curarci con rimedi e compendi dolci e non invasivi, ecco che le piante, come molte altre cose in natura, rientrerebbero in una buona e sana capacità mezzo per curarci. Ma sempre piedi per terra e testa accesa. Come tutte quante le felci primitive,
Questa piantina, il capelvenere, ha un rizoma, cioè una radice che cammina in senso orizzontale sul terreno, poco profonda a dir la verità. E se grattugiata con il coltello, portando praticamente al vivo, quindi al verde pallido, togliendo la corteccia, questo rizoma, ecco che portato alla bocca avremo la sensazione di un certo gusto dolciastro. Questo perché la pianta contiene ovviamente degli zuccheri, zuccheri che non interagiscono mai con patologie come ad esempio il diabete, la glicemia alta. Una delle proprietà del rizoma mescolato allo stelo e alla foglia compone la realizzazione di un rimedio perfetto per le persone che tendono a soffocare di fronte a un'emozione che strozza loro il fiato in gola. Vorrei aggiungere un'ultima cosa riguardo il capelvenere. Ho notato che frequentemente viene confuso con un'altra pianta e allora qui ci sono entrambe. Facciamo la distinzione e cerchiamo di mettere a fuoco bene le differenze. Questo che vedete sul muro è Asplenium trichomanes. Anche questa pianta è un'antica felce preistorica. Ne ho parlato nella clip etnobotanica girata a Gello di Camaiore. Questo invece è capelvenere. Io adesso metto vicino le due piante. Capite? Vedete che si tratta effettivamente di due piante molto diverse. Dov'è allora che viene a generarsi la confusione? Il capelvenere e la Splenium trichomanes, quindi chiamiamole in latino Adiantum capillus veneris e Asplenium trichomanes, sono entrambe fornite di foglioline laterali che sono attaccate a uno stelo nero e lucido e sono entrambe felci di luoghi umidi. Ma la morfologia presente in queste due piante ci spiega come le differenze siano effettivamente totali. E allora dalla bellissima piazza San Bernardino da Siena a Camaiore, rientrando da Casoli, avete visto inquadrato il tritone, una creatura mitologica delle fonti, delle acque. Stamani abbiamo affrontato l'argomento capelvenere e speriamo che in questa clip etnobotanica, speriamo anche come le altre, sia stato di vostro gradimento il percorso etnobotanico che abbiamo realizzato, ovviamente per voi. Vi rinnovo i miei auguri, anche gli auguri di Leonardo alla videocamera, e se questi miei lavori di diffusione etnobotanica, di cultura tradizionale, di gesti e anche, perché no, di aspetti spirituali legati alle piante sono di vostro gradimento, e allora iscrivetevi al mio canale YouTube. A presto da Marco Pardini.